Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì manda in onda, scusate un attimo, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vabbè, abbiamo fatto un po' di pasticci. Dalle 19 alle 20 tratterò esattamente di questo problema. Allora, prendiamo un po' un attimo la trasmissione di oggi ed è la trasmissione del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Trattiamo esattamente il tema della follia controllata. Che cos'è il Crogiolo dello Stregone? Noi avevamo già detto ogni volta e ogni volta lo ripetiamo che è un percorso di stregoneria, è l'arte attraverso la quale si trasforma l'individuo per coprire il periodo che va dalla nascita alla morte. L'arte per costruire l'individuo parte da concezione, chiamiamo filosofica, in cui non esiste una volontà creatrice, non esiste un assoluto, non esiste una volontà all'inizio dell'universo, ma esiste il presente, il mondo come noi viviamo e come noi lo vediamo in questo momento, che va a costruire la coscienza universale attraverso una serie di trasformazioni di tutti gli enti, di tutte le coscienze, di tutte le consapevolezze che esistono in questo momento. In pratica, la coscienza dell'universo, la coscienza universale che non esiste, viene formata attraverso le trasformazioni di ogni coscienza che esiste in questo momento e che tenta di trasformarsi. Non è detto che ci riesca, ma tenta di trasformarsi. Bene, l'arte per distruggere questa trasformazione fra gli esseri umani è l'arte del cristianesimo, l'arte della pulsione di morte, che ha il suo scopo e il suo fine quello di mettere in ginocchio gli esseri umani. Per riuscire a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso è necessario trasformare questo momento. È necessario riuscire a mettere in essere tutta una serie di strategie per impedire alla pulsione di morte, alla magia nera, di distruggere il nostro corpo luminoso. Per fare questo non servono discorsi, non servono ragionamenti, non serve chiarezza, non serve onestà di giudizio, cioè tutte queste cose sono cose che non hanno nessun valore. Per fare questo occorre un atto di stregoneria. L'atto di stregoneria è l'arte attraverso la quale l'individuo si sottrae dalla posizione in ginocchio, dice al mondo io esisto. E non può esistere nessun discorso logico, nessun discorso se non la vita stessa, cioè l'individuo che prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e impone il proprio esistere al mondo. Questo, partendo dalla situazione in cui viviamo, cioè dall'operazione dei cristiani di mettere in ginocchio gli individui, l'operazione di fare questo, cioè l'operazione di dire io esisto, può avvenire quasi esclusivamente o attraverso il paganesimo politeista, cioè in pratica chiamando in soccorso, in aiuto tutte le coscienze che ci circondano e tutte le tensioni che ci circondano, oppure attraverso atti di stregoneria, attraverso il crogiolo dello stregone che abbiamo messo a punto ancora lo scorso anno. Abbiamo detto che una volta che la persona percorre un sentiero di stregoneria, percorre delle trasformazioni, si accorge che il mondo attorno comunque è formato da coscienze che si trasformano, comunque da tensioni che hanno una loro coscienza, una loro consapevolezza. Ebbene, con queste coscienze e queste tensioni non sono altro che dei, come noi siamo i dèi, cioè quando un individuo si sottrae dalla posizione in ginocchio, da bestiame che va dritto al macello diventa un dio, cioè un essere che determina se stesso, insieme a tutto il mondo che determina se stesso. Se nella pulsione di morte, nel potere di avere, essere un dio significa appropriarsi delle persone, nel potere di essere un Dio significa sviluppare se stessi e determinare il proprio sviluppo. Per cui essere un Dio nel potere di essere, nel paganesimo, in stregoneria, significa camminare insieme a tutti gli dèi che ci circondano, riconoscere il circostante formato da dèi. E questo è quello che troviamo. A quel punto noi abbiamo messo a punto il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Perché? Perché ogni volta che noi costruiamo una relazione col mondo che ci circonda, o con altri esseri umani, o con un sistema sociale in cui viviamo, oppure con le tensioni della vita, con tutto, o anche con esseri di energia, col sole e con la terra, noi praticamente fondiamo i nostri crogioli, e il crogiolo, ricordo che è lo stregone stesso, è l'entità e la coscienza stessa, con
la coscienza con cui entriamo in relazione. Fondendo i crogioli, noi formiamo i quattro canti del mondo, dove due canti sono relativi alla percezione e due canti sono relativi al mondo della ragione. Esiste un altro crogiolo, che è il crogiolo del male, e che va a descrivere tutti gli elementi e tutte le cose che vengono messe in essere dai cristiani e dai cattolici al fine di mettere in ginocchio la persona, distruggere la capacità della persona di costruire se stessa. Cioè esiste la costruzione della distruzione, e questo ne parliamo quando parliamo dei vari elementi del crogiolo del male. Bene, oggi affrontiamo la follia controllata del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo e vediamo come viene usata questa follia controllata. Anche se bisogna sempre dire che la follia controllata, come tutti gli elementi, ha due canti del mondo sul piano della ragione e due canti del mondo sul piano della percezione. Ora vediamo come le cose si combinano. Quando si è parlato del crogiolo dello stregone, si è detto che la follia controllata è una specie di modo di essere attraverso il quale l'individuo preserva se stesso e la pratica del proprio intento all'interno del sistema sociale. Costruisce i suoi adattamenti attraverso i quali costruisce il proprio futuro e il futuro del sistema sociale in cui vive. Nella storia occidentale c'è un episodio eccezionale che ci dimostra come la pratica della follia controllata abbia inciso sul divenire degli esseri umani, ed è l'attività di Bruto, che portò a Roma fuori dalla monarchia, costruendo le premesse per uno Stato repubblicano. Vi ricordo che tutti quanti conoscono il Bruto che aveva ammazzato Cesare, cioè il nipote di Cesare, no? Tu Bruto, figlio mio. Ma quasi nessuno conosce l'altro Bruto, cioè quello che sta alla base della storia romana, quello praticamente che ha portato Roma fuori dalla monarchia e ha fatto le premesse per costruire la Repubblica. Dalla storia di Roma di Tito Livio. Tarquinio, ultimo re di Roma, un giorno fu terrorizzato da un serpente che uscì da una colonna di legno, e dal momento che di tale fatto non poteva consultare gli aruspici etruschi, in quanto questi erano preposti all'interpretazione di fenomeni di interesse pubblico, allora, leggo testualmente dalla storia di Roma di Tito Livio, Tarquinio decise di mandare degli ambasciatori a Delfi, vale a dire all'oracolo più famoso del mondo. Non avendo il coraggio di affidare a qualcun altro il responso del presagio, mandò in Grecia, per terre allora sconosciute e per mari ancora più sconosciuti, due suoi figli. Partirono Tito e Arunte. Fu dato loro come compagno Lucio Giunio Bruto, figlio di Tarquinia, sorella del re, e giovane di intelligenza ben maggiore di quanto avesse preso a simulare. Costui, quando venne a sapere che lo zio aveva ammazzato molti dei maggiorenti della città, fra i quali suo fratello, decise di tralasciare qualsiasi cosa che il re avesse a temere dal suo animo o da desiderare dalle sue sostanze. Preferiva vivere disprezzato e sicuro, visto che ben poche garanzie gli potevano venire dal diritto. Quindi aveva di proposito cominciato a fingersi stupido, lasciando che il re facesse preda dei suoi beni e della sua stessa persona. Non aveva nemmeno rifiutato il soprannome di Bruto, che gli permetteva di mascherare le sue intenzioni di liberare il popolo romano e di attendere nascosto il momento giusto per farlo. Bruto fu portato dai Tarquini a Delfo, più come zimbello che come compagno. Si dice che avesse portato in dono ad Apollo uno scettro d'oro entro un corno, che era stato reso cavo proprio per questo, era, sotto simbolo, un modo per indicare la sua vera indole. I giovani si recarono all'oracolo, eseguirono l'incarico ricevuto dal padre e poi furono presi dalla smania di chiedere chi fra loro sarebbe stato il futuro re di Roma. Dalla parte più profonda della grotta venne, si dice, una voce: sarà re di Roma il primo fra voi, o giovani, che bacerà sua madre. I due Tarquini si preoccuparono che Sesto, il terzo fratello rimasto a Roma, rimanesse ignaro del vaticinio e dunque escluso dal regno. Dispongono poi con ogni cura le cose in modo che le parole dell'oracolo rimangano segrete. Quanto a loro due, affidano alla sorte, una volta tornati a Roma, la scelta di chi debba baciare per primo la madre. Bruto però capì che ben altro voleva significare la profezia della Pitia. Infatti, Bruto trasferisce dalla percezione alla ragione il messaggio.
Finse di scivolare e cadde, sfiorò con un bacio la terra, che è madre comune a tutti i mortali. Quindi avvenne il ritorno a Roma, dove si stava preparando con grande impegno la guerra contro i Rutuli. Avvenne che intanto Bruto aspettava l'occasione propizia, continuando a fare lo scemo del villaggio. Fu così che Sesto Tarquinio, il fratello che era rimasto a Roma, violentò tale Lucrezia, la quale si suicidò per disonore. Lucrezia era molto apprezzata come matrona romana e mentre tutti piangono, Bruto getta la maschera. Bruto, mentre gli altri, leggo testualmente, Bruto, mentre gli altri sono tutti presi dal dolore, estrae il coltello dalla ferita di Lucrezia e tenendolo davanti a sé mentre gronda di sangue, esclama: Io giuro in nome di questo sangue che era castissimo prima che un figlio di re gli recasse oltraggio e chiamo voi, o dei a testimone, che io perseguiterò Lucio Tarquinio Superbo con la sua scellerata moglie e tutta la sua discendenza col ferro, col fuoco, con qualunque arma mi sia possibile. E non tollererò che essi o chiunque altro regnino mai più su Roma. Da qui parte la rivolta che portò Roma ad essere una repubblica. Bruto aveva esercitato la sua follia controllata, aveva giocato facendosi passare per scemo e mentre si faceva passare per scemo, preparava se stesso a seguire la forza di intento che lo spingeva. Attraverso la follia controllata egli era riuscito a separare il principale dal secondario, le cose importanti da quelle non importanti. Attraverso la follia controllata egli era riuscito a imparare la pazienza. Attraverso l'esercizio della follia controllata aveva accumulato sapere e conoscenza. Tanto tutti erano convinti che fosse scemo. Attraverso la follia controllata era riuscito a fondere talmente tante volte il proprio crogiolo con quello del divino che lo circondava, da aver imparato sia a non ingannare il divino, sia a comprendere che quando il divino comunica usa le categorie del divino e non quelle che le persone pensino che il divino dica. In altre parole, ad Apollo aveva portato uno scettro d'oro dentro un corno d'osso per dire ad Apollo: Io mi presento come scemo, ma non sono scemo, né voglio credere di ingannarti presentandomi come scemo. Quando la Pitia parla, Bruto comprende che il messaggio di Apollo non si riferisce a categorie umane, ma a categorie divine. Pertanto comprende come il termine madre era da intendere in termini divini. Bruto si era forgiato attraverso la follia controllata. Egli ingannava soltanto chi voleva essere ingannato. Chi vivendo di inganni si pensava più astuto del mondo e nel far questo si preparava ad essere ingannato. Ma la follia controllata non è soltanto questo. La follia controllata costruisce l'armonia fra il fare della ragione e il fare negli stati di percezione alterata. Nel Crogiolo dello Stregone si è detto come l'esercizio della follia controllata comporti l'agire in modo diverso, in schemi diversi da quelli che abitualmente si praticano. Questo fare permette all'individuo di essere agile e pronto a cogliere tutte le diversità che si presentano quando, alterando la percezione, si trova a dover agire in stati psichici diversi o in stati di sogno totalizzanti. Cosa significa costruire armonia fra il fare nella ragione e il fare negli stati di percezione alterata? Noi siamo abituati a considerare il nostro agire nella vita di tutti i giorni come un agire logico e funzionale. Quando però i presupposti di quell'agire cadono in stadi percettivi diversi, quello stesso agire in realtà è un atto di follia. Si dice che un'azione che non sia folle nella misura in cui l'azione è commisurata, si dice che un'azione non sia folle nella misura in cui l'azione è commisurata alla relazione soggettività-oggettività in cui viviamo. Nel momento stesso in cui ripetiamo quell'azione in una diversa situazione costruita dalla relazione oggettività-soggettività, quell'azione che prima era del tutto ovvia e logica diventa folle. In altre parole, un'azione non è logica in sé e per sé, ma diventa logica nella specifica situazione in cui si svolge e in funzione dell'intento che la spinge. Quando le due cose vengono variate, anche l'azione deve variare, altrimenti il gesto logico diventa oggettivamente folle. Quando io altero la percezione, non sempre la mia ragione descrive la situazione in cui mi muovo, e spesso la sua descrizione è solo un adattamento al conosciuto. Dunque, la sua descrizione è assolutamente falsa e inesatta. Ciò che la ragione riesce più facilmente a descrivere sono le azioni che compio.
Dal momento che le membra sono descritte dalla ragione, questa può descrivere il movimento come atto di camminare o di volare o di nuotare, anche se in realtà non faccio nulla di tutto questo. Dal momento che la ragione non conosce il motivo né la situazione per cui mi muovo, né la percezione alterata, ella è costretta a considerare l'atto di muovermi non corrispondenti ad elementi della sua descrizione, dunque come un atto folle. Ogni volta che io mi muovo o agisco in stati di percezione alterata, per la ragione sono atti di follia. Dal momento che comunque la mia volontà ha il controllo di quell'azione, io non mi perdo in quella follia e posso sempre rientrare nella ragione e riprendere l'azione in base agli elementi caratteristici della ragione. Dunque è follia controllata. Il punto è che vale anche il contrario. Il mio agire nell'ambito della ragione obbedisce ad elementi che sono estranei a molti mondi che incontro alterando la percezione. Quando in quei mondi agisco come se fosse una ragione, ad esempio mi sforzo di camminare anziché di volare, per quel mondo compio un atto di follia. Ma dal momento che comunque quando mi accorgo di non essere nella descrizione della ragione mi getto nel vuoto e volo, anche in quel caso è follia controllata. Questo passaggio da relazioni soggettività a oggettività diverse non solo mi sottrae al controllo della ragione, ma la ragione stessa diventa elemento espressivo di volontà che assume il controllo del mio fare e dopo aver costretto la ragione ad abbandonare il controllo del mio fare, controlla il mio fare affinché non mi dimentichi dell'esistenza della ragione e di quel modo con cui relazionarmi col mondo. Nei quattro canti del mondo ogni gesto è un gesto di follia controllata, sia che si agisca sul piano della ragione, sia che si agisca nella percezione alterata. È follia controllata in quanto l'agire nei diversi piani della percezione comporta una variazione del sistema comportamentale, comporta un'agilità d'adattamento sconosciuta nella descrizione della ragione, che impone schemi di comportamento fissi e statici. Quei comportamenti sono relativi al piano della percezione che raggiungiamo e non sono riproducibili in altri piani. Così nel sogno posso librarmi in volo, raggiungere una destinazione, attraversare muri, parlare con esseri di energia vitale e scoppiare dalle risate davanti a una situazione comica. Nel mondo della ragione non posso librarmi in volo se non prendendo un aereo, non posso attraversare muri se non abbattendoli, non posso parlare con esseri di sola energia vitale se non voglio finire in un manicomio. E la situazione comica che mi faceva scoppiare dalle risate in sogno, quando tento di descriverla, è inadeguata, insipida, non suscita nessuna risata. Nell'uno e nell'altro stadio percettivo ho agito attraverso la follia controllata. Ho adeguato il mio comportamento alle diverse situazioni che ho incontrato. Questo non mi è stato dato alla nascita, questo l'ho dovuto imparare. Per imparare questo ho dovuto esercitarmi nella vita quotidiana. Ho dovuto imparare ad usare un mascheramento in situazioni critiche, estreme o tali comunque da comportare un certo rischio. Purtroppo nessuno me lo ha insegnato. Ho dovuto impararlo da solo, pagando il prezzo dell'apprendimento. Eppure non c'è alternativa. Se non si esercita questa pratica, non si è nemmeno in grado di agire in maniera diversa in situazioni percettive diverse. Così il mondo della ragione è l'unico mondo possibile e nulla può esistere fuori di esso. Cosa consigliava Castaneda per imparare questo fare? Cercarsi una situazione nella quale fosse veramente importante mascherare il proprio intento, il proprio essere e i propri sentimenti. Cercarsi un piccolo tiranno da abbattere o una situazione sociale da modificare costruendo libertà del fare per sviluppare il proprio potere di essere. Con quel piccolo tiranno o con quella situazione da modificare, fondere il proprio crogiolo, costringendo i propri nervi, i propri pugni, i propri tendini a costruire quanto era necessario per modificare quella situazione. Quella situazione Castaneda la descrive anche per imparare l'arte dell'agguato. Bene, e con questo vi ho descritto i termini della follia controllata. Dopodiché ve li prendete, ve li praticate, ve li analizzate e ve li studiate. Ricordo che non esiste la follia controllata in altre religioni. La follia controllata può esistere solo in stregoneria e nel paganesimo. Perché? Perché la stregoneria e il paganesimo è dilatazione del soggetto, è costruzione dell'individuo,
è costruzione del potere di essere che cresce dentro l'individuo. La follia controllata serve per far apparire l'individuo più debole o diverso da quello che è. Non serve per ingannare, serve per proteggere la persona davanti al mondo. Per cui non è arte dell'inganno, ma è arte dell'autoprotezione. Ed è arte dell'autoprotezione anche quando l'individuo passa da uno stato di percezione a un altro stato di percezione, quando abbandona la centralità della ragione per farsi spingere dalla forza di volontà. E con questo abbiamo terminato la follia controllata nei quattro canti del mondo, del Crogiolo Stregone nei quattro canti del mondo. Fatto questo, passiamo alla nostra rassegna stampa. Di Giordano e di altre due o tre cosette, tipo l'enciclica della New Age, cioè cioè il discorso sul New Age fatto dal Papa con la scomunica di qualcuno, il discorso sullo sfregio delle donne in Bangladesh, il discorso sui talebani, e il discorso eccetera, lo facciamo oggi parlando dello schiavismo, partendo da alcune lettere agli apostoli, alcune affermazioni che leggeremo su come il cattolicesimo è schiavista e semina lo schiavismo, e come la lotta allo schiavismo fu una delle pratiche di uscita dal cattolicesimo. Cioè, quello che oggi è la libertà sociale è stata costruita uscendo dal cattolicesimo e combattendo il terrore cattolico, per cui combattendo il diritto dei cattolici di considerarsi padroni degli esseri umani. Questo è stato. È stata la costruzione della libertà. Bene, andiamo avanti con la rassegna stampa. Comunque, che oggi andiamo avanti, facciamo la rassegna stampa di questo periodo, salvo il discorso, vi dico, su Giordano, e poi, scusate un attimo, e poi affrontiamo sempre le vecchie rassegne stampe che non abbiamo mai fatto. Dal Gazzettino del 19 agosto 1998. Abbiamo Grecia, comunisti attaccano la Chiesa. Cazzo, sti comunisti sempre a rompere le palle ai cristiani, no? Ma perché poi attaccano la Chiesa? Perché, dunque, perché la critica è venuta perché Christodoulos, il capo della Chiesa ortodossa greca, l'arcivescovo Christodoulos, vabbè, leggete come volete, viene accusato ai comunisti di praticare la violenza e l'odio fra i popoli. Proprio loro, eh? Proprio i comunisti accusano gli ortodossi greci di predicare l'odio fra i popoli. Perché? Perché in questo discorso, in un discorso che ha fatto Christodoulos, che è il primate della Chiesa ortodossa greca, il 15 agosto in Macedonia aveva esaltato l'idea della grande Grecia, quella che ancora negli anni 20 dava ai greci la speranza di riconquistare Costantinopoli. Prendiamo da quell'occasione lo spunto per farci un discorsetto sulla grande Grecia, la grande Italia, la grande Russia, la grande America, la grande questa, la grande quella. E quindi sono discorsi idioti. Perché sono discorsi idioti? Perché noi ci stiamo dimenticando che gli esseri umani sono tutti uguali. Cioè, se l'Italia dovesse, diciamo, annettersi la, non so, facciamo un esempio, l'Albania. Beh, visto che c'è stato il fascismo che aveva conquistato, ammettiamo che l'Italia dovesse ammettersi l'Albania. L'Italia dovrebbe garantire agli albanesi gli stessi diritti dei cittadini italiani. Per cui non è che ha un valore, ha un guadagno annettendosi l'Albania, ma ha un lavoro, cioè deve garantire a tutti gli albanesi i diritti italiani. Quando la Germania ha fatto l'unificazione con la Germania dell'Est, ha dovuto garantire a tutti i tedeschi dell'Est gli stessi diritti della Germania occidentale. Nello stesso tempo gli ha distrutto l'economia, gli ha distrutto il sistema sociale, ha dovuto ricostruire il sistema sociale. Per cui non porta nessun beneficio, porta invece la distruzione del sistema sociale più ricco proprio per aver preso il sistema sociale più povero. Da dove nasce allora questa idea della grande Italia, della grande Germania, della grande Russia, che poi un po' tutti quanti ce l'hanno questa idea dell'essere più grandi, di conquistare, di fare? Nasce dalla vecchia idea monarchica, perché nell'idea monarchica cosa succedeva? Che il re conquistava l'Albania, però lui non dava agli albanesi, cioè non era costretto a dare agli albanesi gli stessi diritti degli italiani, ma agli albanesi invece chiedeva le tasse, cioè praticamente aveva il re. Non il popolo italiano, il re acquisiva una fonte di reddito, non l'Italia lo acquisiva, l'acquisiva il re.
Allora, cosa succedeva però? Siccome c'è il condizionamento educazionale, siccome siamo tutti italiani, oppure siamo tutti di questo, o siamo tutti di quello, col cazzo, cioè questa è l'idea idiota che nasce di fondo, dal momento invece che siamo tutti uomini, che siamo tutti uguali, dal momento in cui annettiamo un altro paese, nel momento in cui annettiamo un'altra zona, dobbiamo garantire all'altra zona uguali diritti e uguali doveri. Nello stesso tempo, dal momento che i diritti e i doveri sono proporzionati alla quantità finanziaria, alla quantità di ricchezza posseduta, se noi ci annettessimo l'Albania, distruggeremmo l'Italia, tanto per essere chiari. Per cui questa idea di questo primato della Chiesa ortodossa, che lui dice, beh, se io mi annetto anche se alla Grecia si annetta la Macedonia, io di fondo i cattolici ortodossi in Macedonia faccio fuori i musulmani e allora c'ho più proseliti che mi pagano più tasse, che mi danno più soldi. Però in realtà alla Grecia significa costringere la Grecia a tirare fuori una barca di soldi perché anche i macedoni devono avere gli stessi diritti dei greci. Per cui in effetti là siamo veramente da capogiro, eh? Cioè si distrugge l'economia di un paese per delle cazzate immense, cioè per delle idee strambe che qualcuno ha in testa, che non conosce i meccanismi della vita. Andiamo alla Repubblica del 19-8-1998. La Repubblica del 19-8-1998 ci dice che l'attacco, cioè l'analisi riapre il giallo sul Papa Celestino V. In pratica sarebbe stato ucciso nel 1297 1296 con un chiodo conficcato nel cranio. Cioè Celestino V, quel Papa che ha dato le dimissioni, è stato suicidato. Ora, per carità, avvengono sempre suicidi un po' in mezze parti del mondo, però il fatto è che la Chiesa Cattolica ha sempre negato questo, e questo Papa è stato fatto anche santo, lo hanno fatto, fu trovato morto nel castello di Fumone, dove è stato confinato da Bonifacio VIII, un maiale che è storico questo, deceduto per cause naturali, fu il verdetto ufficiale della Chiesa del tempo. Dunque, la Chiesa Cattolica ha sempre mentito, mente anche oggi, continuerà a mentire perché la menzogna è parte dottrinale della Chiesa Cattolica. Per cui no, non ci stupiamo davanti a queste cose storiche, il fatto che ci vengano fuori fra qualche secolo o che viene fatto da Wojtyla adesso è esattamente la stessa cosa. Cioè non esiste un giudizio che nasce dal tempo, esiste un giudizio che nasce dalle cose perché è riferimento dottrinale. Vi ricordo ancora che se per esempio io critico, non so, Socrate perché non mi piace la sua filosofia, io non dico che Socrate è un porco, dico che la filosofia di Socrate non mi piace. Diverso è il discorso se invece parlo del pazzo di Nazareth. Il pazzo di Nazareth, la Chiesa Cattolica me lo ha spacciato come figlio del Dio, come la sapienza assoluta. Per cui ogni imbecillità che dice diventa elemento per costruire delle leggi, per cui non posso nel modo più assoluto e categorico mediare con il pazzo di Nazareth. Per cui ogni volta che viene fuori un'affermazione da parte dei Vangeli è un'affermazione assoluta, non è un'affermazione relativa, è l'affermazione del figlio del Dio padrone, padrone del mondo, con la sapienza assoluta del mondo. Andiamo ancora avanti. Vabbè, abbiamo in manette per usura il fratello del cardinale, qua avevo i primi ritagli di giornale fatti, dopo le cose sono un po' cambiate, nel senso che il cardinale c'è dentro fino al collo. Ricordo un'altra cosetta ancora, se qualcuno avesse dei dubbi. Il giudizio giuridico, il giudizio penale lo dà il magistrato, cioè il magistrato dice se il fatto, se la partecipazione al fatto o il fatto è sufficientemente rilevante dal punto di vista penale o meno. Per cui il giudizio penale, il giudizio giuridico lo dà il magistrato. Quello che diamo noi non è un giudizio giuridico, cioè noi non siamo giudici. Noi diamo un giudizio morale, cioè la censura morale è costruita su delle condizioni morali che non ha niente a che vedere con le condizioni giuridiche. Un fatto può essere non penalmente rilevante o non essere considerato giuridicamente valido, però può essere considerato moralmente da censire.
E queste sono due condizioni che sono assolutamente diverse e separate, questo per essere chiari. Dalla Repubblica del 13 agosto 1998, un attimo. Pronto? 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 Ok. Dalla Repubblica del... vediamo un attimo se non sia... no, c'era... vabbè, fatti i suoi. Dunque, suona campana morto per comunisti. Allora, il parroco contro i fedeli all'Aquila. Cosa è successo? È successo che i parroci con queste campane hanno rotto parecchio le scatole. Hanno rotto un po' le scatole per... io sono stato fino, cioè sono tuttora in un paese di montagna dove ho una valle con tre chiese che suonano le campane a tutte le ore, con tutte, cioè non esiste nessun rispetto né per il sonno né per il riposo delle persone, cioè c'è un disprezzo della persona che è effettivamente assoluta. Una volta forse la campana dava dei ritmi, cioè diceva agli schiavi quando andare al lavoro, quando non andare al lavoro. Oggi come oggi le campane sono effettivamente un'occasione solo e esclusivamente per riaffermare il diritto dei parroci di rompere i coglioni alle persone. Ed è una cosa obbrobriosa, veramente vergognosa. Cioè, io mi sono incazzato perché una sera me ne stavo tranquillo a sentirmi i versi della civetta e porca vacca, hanno messo a suonare le campane e me l'hanno cacciata via. È veramente una cosa vergognosa. Ebbene, naturalmente ogni tanto qua e là ci sono delle persone che dicono: senti, vedi un po' di muaria a queste campane, e sto parroco dice: ah no, è un complotto comunista che vuole contro la Chiesa Cattolica perché i comunisti ce l'hanno con la Chiesa Cattolica. Allora, insomma, praticamente ha fatto un'omelia di questo genere, solo che qualche parrocchiano ha registrato l'omelia e la diffonderà e ne ha fatto un esposto alla procura. Pronto? Ciao Ciao. Claudio, sono Cesarina. Ciao Cesarina. Ciao. Senti, a proposito delle campane, figurati un operaio che fa i turni di notte e che il gas è campane continuamente, che non riesce a dormire, sa? Ecco, questi non pensa, questi, perché questi vive, i parassiti vive sulle spalle di chi lavora. Mi pensa che chi lavora ha bisogno anche del riposo. È questo. Ciao, volevo soltanto dire questo. Ciao Cesarina, Ciao. grazie, ciao. E naturalmente sto parroco accusa i comunisti di averci a quelle campane. E i parrocchiani hanno registrato la sua omelia e hanno fatto una denuncia, dopodiché si arrangerà. Va bene, andiamo avanti un pochino con la vecchia rassegna stampa. Di Martini, del Cardinale Giordano ne parleremo stasera, no? Cosa abbiamo di vecchio che ci è rimasto alla rassegna stampa? I talebani sfrattano i soccorsi dell'Unione Europea. Benissimo. Fatti loro, cioè i talebani stanno distruggendo completamente l'Afghanistan. L'Afghanistan, un buon paese, niente di eccezionale, è stato letteralmente distrutto. Per ricostruire la moralità, per costruire la vita in Afghanistan ci vorranno almeno 40 anni. Staremo a vedere che piega prenderanno le cose. Va bene, vediamo un attimo dalla Repubblica del 21 luglio 1998. Questo è un articolo che ho tentato più volte di discutere e invece non ci sono mai riuscito. Vediamo. Pronto? Ok. Il neutrino spacca montagne. Cos'è questo neutrino? In pratica, gli scienziati giapponesi sono accorti che il neutrino ammassa. Una massa infinitamente piccola, ma a massa. E questo cosa significa? Significa che l'energia non è un qualcosa che si disperde, è una cosa che ha comunque massa, per quanto piccola, ha massa. Per cui tutto ciò che esiste è energia, tutto ciò che è materia è energia, percepita e organizzata in modo diverso. Pronto? Per cui tutto quanto è massa e tutto quanto è energia, cioè tutto è materia e tutto è energia allo stesso tempo.
E questa è la riconferma delle teorie di Pomponati, la riconferma di tutto quello che hanno compreso gli stregoni nel corso delle alterazioni della percezione. L'una e le altre cose si combinano sia nel nostro modo di percepire il mondo, sia nel modo con cui il mondo si organizza. Per cui ricordatevi sempre, non esiste un concetto dell'energia diverso dal concetto di materia. I due concetti sono esattamente la stessa cosa, anche se organizzati o percepiti in maniera diversa. Ma se voi riuscite a volare col corpo di sogno, col corpo luminoso o col corpo astrale, chiamatelo come diavolo volete, voi vi accorgerete che la massa non esiste, cioè i muri li attraversate. Per cui significa che i muri hanno una densità, ma non è una densità assoluta. La materia non ha una realtà assoluta. La materia è relativa a come noi percepiamo la materia. Se noi cambiamo la nostra struttura fisica, la nostra struttura di come percepiamo il mondo, anche la materia viene percepita in maniera diversa. Per cui ricordatevi sempre, il mondo che noi viviamo adesso, su cui noi siamo organizzati, che noi leggiamo quotidianamente, è una realtà, ma è la realtà che è in rapporto a lei e alla nostra capacità di percepire, di rapportarci, per cui adattarci, costruirci su quella realtà. Ma non è la realtà in assoluto. E questo è importantissimo perché noi dobbiamo sganciare quello che è la concezione assoluta che noi abbiamo delle cose dalla concezione relativa che abbiamo del quotidiano. Questo non significa che la percezione del quotidiano possa essere sbagliata o debba essere tralasciata, anzi, cioè le cose vanno lette sempre per quello che sono e per quello che ci appaiono. Però nello stesso tempo non dobbiamo mai fissare il nostro esistere su quella cosa come se quella fosse l'unica cosa possibile esistente, mai. Passiamo a un'altra notizia del Gazzettino del 14 luglio 1998. Scarpe di 8.000 anni fa rinvenute in una caverna del Missouri. Cosa significa questo? Significa che l'uomo 8.000 anni fa, eravamo nel 6.000 avanti Cristo, se non mi sbaglio, nel 6.000 avanti Cristo dovevano esserci i primi insediamenti umani, non c'era nessuna civiltà, da quello che si dice la storia, se prendete qualche libro di storia fino a qualche anno fa. Però gli uomini già si costruivano le scarpe, ma per costruirsi le scarpe bisognava conoscere i materiali per farlo, bisognava conoscere la tessitura, bisognava conoscere i legami, bisognava conoscere tutta una serie di cose e bisognava avere il piede che aveva la necessità di avere una scarpa. Per cui, se noi troviamo che l'uomo 6.000 anni avanti Cristo aveva le scarpe, cioè si faceva delle scarpe o delle cose simili alla scarpa, significa che c'erano degli adattamenti, sia culturali, sia etici, sia fisici, che portavano ad aver bisogno della scarpa. Per cui c'era già una cultura di cui noi non abbiamo traccia, però c'era. Per cui, per favore, l'uomo preistorico, non chiamatemelo mai stupido. È un modo cristiano di guardare la vita, cioè i cristiani dicono l'uomo preistorico era stupido, ma questo è perché i cristiani sono ciechi davanti alla vita, perché loro si credono creati d'immagine e somiglianza del Dio pazzo. D'altronde, per loro, fino a qualche anno fa, il mondo esisteva da 5.000 anni avanti Cristo. Ditemi un po' voi se quelli non erano stupidi, cioè erano effettivamente stupidi, ma proprio stupidi. Andiamo avanti, cioè non sospendevano il giudizio in questo termine, lo sono ancora veramente. Andiamo avanti a una notizia, notizia del 17.7.98, ma questa notizia è un accenno soltanto dalla Repubblica perché questa notizia, ho preso l'articolo pari pari e l'ho inserito all'interno del crogiolo del male. Perché questo? Perché la notizia dice questo, no, l'ho inserito, sì, ho all'interno del crogiolo del male, all'interno del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo. Non me lo ricordo esattamente. Ivan, cucciolo del branco, un bambino di Mosca allevato dai cani randagi. In pratica, siccome ormai tutta l'economia russa sta andando tutta a scatafascio, e un'economia che va allo scatafascio significa che un tessuto sociale sta andando completamente allo scatafascio, e questo grazie sempre ai cristiani, un bambino di 3 anni è stato abbandonato a Mosca. Ed è stato allevato dai cani, praticamente a randagi, e si era costruito una relazione simbiotica fra i cani e il bambino, per cui il cane
agiva, non so, tipo elemosinava, ti faceva delle cose in funzione dei cani e i cani facevano delle cose in funzione del bambino, cioè si è costruito tutta una relazione simbiotica fra i cani e il bambino, tant'è che la polizia, per riuscire a catturarlo, ci ha messo 3 mesi, perché questo bambino era stato addestrato dai cani sia a lottare sia a scappare, a fuggire, cioè a muoversi, e la polizia per catturarlo ci ha messo 3 mesi. E ha dovuto usare molti stratagemmi perché il bambino riusciva sempre a scappare. Dopodiché il bambino è stato preso, è stato messo in un orfanotrofio e si lamenta il bambino perché stava meglio con i cani, almeno loro lo sapevano amare, cioè aveva una relazione positiva. Comunque di questo ne parleremo nel Crogiolo Stregone. Credo nei quattro canti del mondo il Crogiolo del Maio, adesso non mi ricordo come l'ho trattato in quel momento la notizia. Dalla Repubblica del 19 luglio 1998. Feriti 20 italiani. Tamponato il treno che tornava da Lourdes. Vorrei sapere se questo tamponamento i cristiani lo mettono fra i vari miracoli di Lourdes. Cioè, so che è benissimo una battuta spiritosa, però siccome esaltano moltissimo quelli che sono gli avvenimenti di Lourdes, che sono quasi tutte de delle truffe belle buone, vorrei sapere se questo lo considerano un miracolo. Solo per quel motivo ho messo la notizia. Dalla Repubblica del 14 luglio 1998, il Ministero degli Esteri ha bloccato quella che è l'attività della comunità di Sant'Egidio. Questi lazzaroni, perché non si possono definire altro che lazzaroni, hanno appoggiato tutte le stragi più aberranti che si siano avute in giro. La peggiore delle stragi che hanno appoggiato è il gruppo del GIA islamico in Algeria. Hanno tentato di far passare gli stragisti come delle persone con le quali trattare. Hanno preteso che il governo algerino trattasse con chi sgozza donne e bambini indifesi. Cioè, veramente una cosa vergognosa. Il Ministero degli Esteri ha detto basta, alt, stop a questa attività. Cioè, questa attività è deleteria, questa attività è un'attività infame, fermiamo l'attività. E questi ci hanno provato in maniera veramente pesante a far passare questo. Perché? Perché tutto ciò che distrugge l'individuo più debole all'interno del sistema sociale rientra nei canoni dell'etica cattolica. Tutto ciò che chiede libertà rispetto al più forte è contro l'etica cattolica. Ve lo leggerò oggi stasera fra le 19 e le 20, come in Paolo, in una lettera, non mi ricordo più a chi, comunque dopo ve lo dirò, dice che l'autorità è tale perché è emanata da Dio. Per cui se tu ti ribelli all'autorità, ti ribelli a Dio. Ricordatevi questo, cioè questo concetto dell'autorità è uguale a Dio, qualsiasi autorità è uguale a Dio, è un concetto fondamentale nel cattolicesimo, perché questo era l'unico modo con cui i cristiani, i primi cristiani, potevano avere schiavi, potevano impossessarsi di sistemi sociali. Ci sono due modi per ridurre le persone in schiavitù, comprarle o che loro si consegnano spontaneamente ad essere schiave. Bene, con l'ideologia cattolica si tentava all'inizio, sto parlando dei primi cristiani, i primissimi cristiani, il cristianesimo delle origini, di avere l'adesione all'essere schiavi delle persone. Per cui da qui il senso delle lettere che c'erano in Paolo e in altri, delle persone che, cioè del diritto, il padrone era padrone per volere di Dio. E troveremo in tutta la storia cattolica questo aspetto, l'imperatore per volere di Dio, il duca per volere di Dio, il papa per volere di Dio, tant'è che Wojtyla, quando parla ai viennesi di Gröhr, lo stupratore, gli dice ricordatevi che lui è vescovo per volere di Gesù, cioè è Gesù che ha voluto che lui sia vescovo, per cui voi accettate anche che lui stupra. Questo è il senso del discorso, e questo è il discorso di Wojtyla fatto a Vienna. Io ho sempre i ritagli dei giornali. Vediamo un attimino un altro articolo. Il Gazzettino del 20 luglio 1998. Torna a Parigi il caffè filosofico.
Praticamente è esplosa la moda in tutta la Francia, boom di vendite in libreria, una vera mania, un boom che ha fatto aumentare vertiginosamente le vendite di libri di filosofia, nuovi e vecchi. A Parigi alle soglie del 2000 sono rinati i caffè filosofici e la moda sta contagiando tutta la Francia. Alla fine del millennio la ricerca dei valori e del metodo per vivere meglio passa in Francia attraverso la filosofia, vista non più soltanto come storia delle idee, come esperienza concettuale, ma come fonte di saggezza alla quale, secondo gli esperti, si avvicinano la casalinga come il pensionato, il professionista e il funzionario. La gente sta cominciando a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e sta cercando gli strumenti per farlo al meglio. Bene, di questo non possiamo far altro che congratularci. Andiamo avanti con un'altra notizia, dalla Repubblica del 20 luglio 1998. Il Sacro e l'Acqua, una mostra archeologica dedicata ai culti indigeni, nella Basilicata terra di antichi dei. Questo l'ho già accennato quando vi ho letto di Mefite nel Sentiero d'Oro. Le divinità indigene lasciarono progressivamente spazio, dice. Volete spazio a quelle greche, Ercole, Artemide, Afrodite, Demetra. A parte il fatto che l'Ercole romano non è lo stesso Ercole greco, sono due cose completamente diverse. Anche se si assumono talora attributi locali, il Pantheon lucano comunque non venne abbandonato del tutto. Nel santuario di Rossano di Vaglio si continuò a venerare Mefite, dea della terra e del cielo. La profondità del suo culto è dimostrata dal fatto che Rossano di Vaglio continua ad essere frequentato al luogo di culto sino alla prima metà del primo secolo d.C., quando molti altri santuari erano stati abbandonati. In realtà Mefite è una divinità del cielo e della terra che solo a Roma prende un altro aspetto. Perché? Perché a Roma diventa un po' il polo di centralità religiosa, di tutta la religiosità, diciamo, italica. E le divinità si trasformano, cioè prendono un'altra valenza. Questo non significa che quella valenza sia quella originaria. Pronto? Ciao! È molto interessante la trasmissione di oggi. Volevo chiederti una cosa, ho sentito prima che parlavi della logica e se non ho capito male, cioè se ho ben interpretato, diciamo, dici che non è un valore assoluto, ma non un assioma, ma non una verità incontrovertibile, ma adattabile agli stadi percettivi a seconda della situazione in cui praticamente si vive. Certo. E ho capito bene Sì, allora. perfetto. Volevo chiederti un'altra cosa, altrimenti diventa Ma io perversione. infatti, se vedi, a volte faccio delle affermazioni e dopo faccio delle affermazioni contrarie. Giusto, giusto. Perché sono in situazioni diverse. Sì, è vero, è vero. E anche a me capita così. E infatti a volte dico che ci sono più di una persona, che ci sono più di una persona in me, dentro di me. E volevo chiederti un'altra cosa, sì no, è a seconda del momento, no? Come Certo. dici tu. E no, a volte, per quello che a volte bisogna stare attenti alle dichiarazioni che si fanno, perché siccome non possono essere, cioè a seconda del momento bisogna dire cioè, a volte è meglio tacere, insomma, se non si è ben sicuri di com'è praticamente il circostante, no? Certo. E volevo chiederti un'altra cosa. Per quanto riguarda sì, appunto queste persone che hanno la logica in testa, diciamo, no? Il delirio della logica, chi sono più attaccabili da questo tipo di delirio, diciamo? Chi ha funzioni nel comando sociale? No, chi fissa la sua attenzione? Chi fissa la sua Sì, attenzione? chi fissa la sua attenzione su una verità, Sì. capisci? E allora praticamente rimugina quella verità e ci lavora sopra per cercare delle parole d'ordine, delle regole che siano fisse, che gli diano certezze. Sì, un fanatismo, Esatto, è diciamo. fanatismo alla fin fine, Che sì. sia politico, che Sì, sia. religioso, qualsiasi Sì, tipo, sì, sì. sì. Ecco, e volevo dirti un'altra cosa, un'opinione, insomma. Il distacco dai battibecchi, dalle cose, dallo sputtanare gli altri, diciamo, no? Può scatenare in alcune persone atteggiamenti di rivolta o di repulsa? Sì, Sì? perché non è la regola del pollaio. Cioè, quando tu vai dentro un gruppo, no? Sì.
se il gruppo non è fatto da persone, ma è fatto da cristiani, non ho altri termini per definirli, loro hanno bisogno di inserirti nella casellina giusta. Cioè praticamente la regola del pollaio dice questo, è uno studio che è stato fatto sulle galline di un pollaio, no? Che poi è diventato anche sociale. Praticamente c'è la gallina A che becca tutte le galline, la gallina B becca tutte le galline meno la gallina A, sì. La gallina C becca tutte le galline meno la gallina B e la gallina A, e così via. Allora, quando tu entri in un circolo di persone, queste devono, cioè, di questo tipo, solo di questo tipo, devono incasellarti, sì, per sapere fino a che punto tu sei più forte. Allora vieni provocata da una all'altra per vedere come reagisci e come metterti, cioè metterti sopra, metterti sotto, metterti a lato, no? Sì. Se tu rifiuti di stare al gioco, se tu rifiuti di stare al gioco, tutta la struttura del pollaio salta. E allora a quel momento diventi la nemica di tutto, la nemica della struttura. Ah, ho capito. Molto interessante. Ne parlerò comunque. Sì, mi farebbe piacere. Sì, veramente, veramente molto interessante. E poi magari possono, cioè se tu non stai al gioco, poi diventi la nemica, diventi... Ci sono due possibilità. O dicono che sei abbastanza forte da essere sopra di tutte, però pretendono che tu le becchi, cioè che tu le bastoni. Sì. Però se tu dici, mi faccio i fatti miei, perché a me non mi sta bene sto gioco... Sì. Devi essere distrutta, perché altrimenti le altre hanno la sicurezza soltanto ne stanno nella loro casella, capisci? Per cui è come se tu gli togliessi la sicurezza agli altri. Cioè, perché praticamente uno che si comporta così, cioè con l'esempio, li spiazza. Cioè, perché loro per riuscire a comportarsi nello stesso modo devono imparare a prendersi nella loro mano la responsabilità della propria vita. Siccome invece hanno talmente fissato la loro vita nel mettersi nella casella... Sì. È come la gente che mi insulta qui in radio, la stessa cosa. Cioè, siccome io non sto al gioco, cioè io non rispetto certe regole che secondo loro dovrebbero essere fisse, no? Per esempio, io mi permetto di dire che Gesù di Nazareth è un povero pazzo, cioè un delinquente. Cioè, questa è una cosa che è inattaccabile. Sì. Nel senso che tu puoi parlare male dei preti, puoi parlare male della Chiesa, puoi parlare male dei ricchi, puoi parlare male di chiunque, ma non del Gesù di Nazareth. Sì. Capisci? E secondo loro questa è una regola da non violare. Mentre siccome io non ci sto alle regole, cioè per me la vita è importante, e allora mi telefono a insultarmi, per cui è normale. Sì, e volevo dirti, allora, se nella logica del pollaio qualcuno non ci sta, senza magari attaccare, no? Però magari stando sulle sue, e poi però questi poi vedono che tu non reagisci, allora ti attaccano, no? E tu rispondi, bene, voi non sapete altro che fare la logica del pollaio e... Ah, sei finita, sei morta? Devi usare la follia controllata? Sì, ma possono anche loro rimanere morti, però. È un po' difficile distruggere il pollaio, diciamo così, è un insieme. Dovresti riuscire a creare delle situazioni per cui non sono in grado di affrontarle. Però una volta superata la situazione si ricompone la struttura del pollaio. Sì, sì, ho capito io. Ma al momento magari ne uccidi una gallina, diciamo, no? Sì. Voglio dire, cioè se tu gli dici praticamente che la loro è solo una strategia da pollaio e basta. Si fermano là. Non fanno altro che fermarsi là. Cioè, purtroppo la pulsione di morte, quando entra nelle fibre delle persone, rende incapace le persone a pensare in maniera diversa. Sì, però a volte vedo che vengono spiazzate quando glielo fai. Ah, sì, vengono spiazzate, sì, sicuramente. Però fa conto che se non fosse così, cioè se la logica del pollaio non fosse una cosa distruttibile, io potrei convertire un cristiano. Invece, siccome la logica del pollaio non è distruttibile in questi termini, cioè bisogna cominciare fin da bambini, io non posso convertire nessun cristiano. Ah, sì, beh, non era questo. Sì, ma è così, comunque, ha questi effetti. Sono i vari aspetti della pulsione di morte, che poi è cattolicesimo, poi sono musulmani, induisti, cioè è lo stesso. Cioè, la pulsione di morte è la fonte che genera le religioni rivelate e certi comportamenti, che poi possono essere ricondotti a religioni oppure anche non essere ricondotti a religioni, capito? Sì, sì. Però la pulsione di morte è il desiderio di distruggere qualunque cosa esista, o di impossessarsi. È proprio vero. È vero. Va bene, ti ascolto, allora grazie. Grazie a te, sì, ciao, ciao. Bene, allora continuiamo un attimino il discorso che avevamo, tanto penso, il discorso della strategia del pollaio è un vecchio discorso, cioè credo che sia l'analisi di uno studioso
etmologo, etologo, adesso non mi ricordo esattamente, negli anni 30-40, penso, che studiò la struttura sociale delle galline. E nella struttura sociale delle galline lui si era accorto che c'era una precisa gerarchia, ma credo che ci sia in qualsiasi organizzazione di gruppo. E questa gerarchia obbediva a delle regole di sottomissione. Vediamo un attimino. Pronto? Ok. Obbediva a delle regole di sottomissione che erano abbastanza precise. E queste regole di sottomissione sembra che all'interno della pulsione di morte, cioè all'interno dell'assoggettamento, si riproducono in tutti i viventi qualora questi non siano in grado di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Cioè, io non dico questo perché questo lo dico io, e anche se io l'ho imparato da un altro, lo dico perché l'ho fatto mio. Dopo magari do il premio all'altro, cioè è stato Tizio che mi ha illuminato, cioè è Tizio che ha sconfitto lo sconosciuto e mi ha passato l'informazione, poi io l'ho fatta mia. Cioè, non sono io che agisco io perché io dico che agisco, ma io agisco questo perché mi nascondo dietro qualcuno. Lo ha detto il capo, lo ha detto il padrone, lo ha detto il ministro, lo ha detto il presidente. Per carità, nessuno discuta questo. E questo fa parte della. Pronto? E questo fa parte della strategia del pollaio, cioè il pollaio come assoggettamento, cioè la gallina A che becca tutte le altre, meno la gallina B che becca tutte le galline, meno la gallina C che becca tutte le galline, però deve farsi beccare dalla gallina B e dalla gallina A. Se entra un'altra gallina nel pollaio, le galline cercano di vedere dove metterla nella loro gerarchia. Allora magari, non so, la gallina C prova a mordere, prova a beccarla. Se la nuova gallina si ribella, automaticamente la gallina C la mette sopra di lei, allora prova la gallina B. Se si ribella la gallina B, allora la gallina B la mette sopra. Se ci prova la gallina A, se la gallina A ci prova e questa si ribella ancora, riesce a reagire, bene, allora anche la gallina A la mette sopra. Però tutte le galline si aspettano che questa gallina le vada a beccare, cioè agisca proprio per mantenere compatto questa struttura del pollaio. Se questa gallina non dovesse agire per mantenere compatta la struttura del pollaio, succede un casino, perché o l'ultima gallina comincia a ribellarsi perché vuole risalire, oppure le galline la ammazzano. Per cui è un po' un macello, là bisogna stare molto attenti e là l'esercizio della follia controllata è estremamente utile per venire fuori da quelle situazioni. Vi salto il gazzettino del luglio 1998, l'insostenibile verità sull'oro ebreo degli Ustascia e della partecipazione del Vaticano a portarsi via i soldi dei nazisti. Pronto? Sì? Quante stupidaggini dito, Madonna, Ecco, quante! questa è la gallina del pollaio che ha Quante parlato. Ciao! stupidaggini dito! Questa è una gallina del pollaio che ha parlato, no? Andiamo avanti ancora. Strage in Vaticano, troppi misteri. Boh, da dove? Da un sabato 18 luglio 1998, la Repubblica. Strage in Vaticano, troppi misteri. Il giudice ammette, la realtà supera la fantasia. Ma là c'è poco di fantasia, là ci sono solo le solite cose sporche del Vaticano che si riproducono all'infinito. Pronto? Sì? Ciao, dimmi. Sono Alessandro. Lunedì sono stato all'ospedale per fare la solita puntura de passione. Mi ha fatto manco di metà, perché il dottore ha detto che non mi faceva fare la puntura, sei infermieri, dunque sei infermieri che deliberatamente mi aveva doppiato la dose. Mamma mia. Capito? Ecco, questo sì, è un buon segno per la malattia sociale, che è la depressione. Eh sì. Buon, Va ciao. bene, ciao Alessandro. Purtroppo davanti a problemi di malattia psichica le cose sono sempre un po' incasinate, perché le cure, sì, a volte ci sono, altre volte sono un po' empiriche, altre volte vanno solo a parare sugli effetti e a volte le cure sono anche soggettive. Vabbè, comunque tanti auguri ad Alessandro. Corriere della Sera di qualche parte.
smantellato una rete di Nazi Skin. La data di questo Corriere della Sera non ce l'ho, ma è abbastanza irrilevante, penso. È abbastanza vecchiotto, comunque. Vediamo un attimo il decalogo di questi Nazi Skin. È vietato bestemmiare. La presenza alle riunioni del martedì, il saluto a un camerata è tutto per noi. Non diffidare mai dei tuoi camerati. I nostri padri ci hanno tramandato molti valori da conservare. Ci sono dei momenti difficili nella vita di ognuno. L'importante è che in momenti di difficoltà si chiami un camerata. La fede ci unisce nel tradizionalismo cattolico. Troviamo i cardini della nazione europea. Dio, patria e famiglia. Questo sono i nazischi. Dio, patria e famiglia. Pronto? Sì? Claudio? Sì, chi parla? Ciao, sono il cardinale Giordano. Ah, beh, ciao, dimmi tutto. No, a parte gli scherzi, dai. A proposito lì delle galline del pollaio, io ho notato proprio sulla mia pelle alcuni giorni fa, nel mio ambito di lavoro, perché lì proprio dove lavoro pretendono che io vada un po' fuori legge, un po', anche un po' tanto, con le portate, e siccome che tutti gli altri lavorano in un certo modo, io voglio lavorare in un altro, hai capito? Sei già pronto per essere licenziato? No, assolutamente, perché sono padroncino. Vabbè, meglio allora. Però ti estraniano proprio, perché se devi portare 10 quintali o 100 quintali vogliono che ne porti 200, vogliono che porti il doppio. Sì. E tu risparmiano un altro camion, eh? E tutti i giorni per me è guerra. Niente. E sai come fanno a tenere la massa unita? Molto semplice, con un bel piatto di spaghetti al peperoncino. Ogni tanto fanno gli spaghetti al peperoncino e giù litri di vino e sono tutti fregati, felici e contenti. Solo che sottoscritto è un po' difficile fregarlo. Vabbè, dai, ne avrei tante da chiacchierare, comunque mi piace. Grazie, la trasmissione. Grazie, ma se vuoi te ne aggiungo qualcuno anch'io adesso. Vabbè, ciao, ci sentiamo. Ciao. È sempre un problema anche questo. È sempre un problema perché lavorare nel rispetto delle regole significa lavorare anche nel rispetto dell'altro. Cioè, se io ho un cliente a cui domando dei soldi, devo dare anche una prestazione. Per cui io domando dei soldi in cambio di una prestazione. I soldi possono essere tanti, possono essere pochi, però do la prestazione e in cambio chiedo soldi. Il guaio è che in molte aziende si costruiscono dei meccanismi per cui i soldi devono arrivare al di là della prestazione. Allora si pretende dal dipendente delle operazioni che non sono consone al suo lavoro. E queste operazioni non vengono ottenute mediante accordi, comunque vengono ottenute mediante delle vere e proprie forme di ricatto. E questo purtroppo è una realtà del lavoro. Esistono anche il contrario, cioè esistono anche quelli che fanno il lavoro, che si fanno pagare per il lavoro e persone oneste, per carità. Io però ho trovato moltissime situazioni in cui le aziende premevano per avere cose non dovute e quando gli facevi rilevare questo c'erano delle reazioni veramente violente, veramente da mafia. Io ho un pacco di lettere per testimoniare questo, vediamo un attimo. Pronto? Luigi, quella Treviso. Oh, ciao Luigi, ci sentiamo un'altra volta. Pronto? Arrivederci. Pronto? Con Luigi da Treviso io non ci voglio più parlare. Pronto? Sì? Sono Giuliano da Venezia. Dimmi. Siccome sento che stai facendo una specie di rassegna stampa, sì, ho come rimbomba. Un pochino, vai. Mi sposto un attimo. Bravi, lo stesso. Niente, volevo darti due notizie che poi riguardano la stessa persona, che ho sentito sul notiziario di Radio Radicale poco più di un'ora fa, quindi non vedessi sui giornali di oggi, e riguarda evidentemente due interviste, perché l'hanno data due notizie nello stesso, uno era un servizio e uno era poi una notizia, che riguarda Osama Bin Laden, sai, il miliardario integralista. Sì. Ecco, allora, in una in cui dichiara, e non è una novità, di essere stato negli anni passati finanziato dalla CIA con milioni di dollari e cose del genere. L'altra, che è anche da ridere, perché mi viene da me la stupidità degli statunitensi, in cui dice che darà
per ogni statunitense ucciso a chi lo uccide $10,000. In nome di Dio, naturalmente, perché poi tra l'altro, sì, sì, essendo un buon integralista, va bene. Va bene. Se ti avevo il commentario, è sempre... No, ma una notizia così, no ha commenti. No, ha commento, sì, tra l'altro. Non ti sei neanche come comportarti. No. No, ma mi tra l'altro volevo dire anche la stupidità di questi statunitensi che adesso i ga finanzia colui che adesso adopera i scarichi che ga dà. Sì. In questa funzione. Certo. Ma tutte le operazioni della CIA per allontanare i sovietici per arrivare a questa situazione. Sta per arrivare a questa situazione. Era per arrivare a questa. Buon, ci sentiamo. Buon. Ciao. 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 Purtroppo la trasmissione qui finisce, trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo, ho ancora qualche minuto, prendo l'ultima telefonata, perché non sia Luigi da Treviso, pronto? Ciao, arrivederci, saluti, arrivederci. Con Luigi da Treviso io non ci voglio parlare, visto che non ci capiamo, lavoriamo su due modi diversi, lui telefona a Radio Maria e Radio Maria potrà parlare all'infinito. Ok, detto questo, la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo è qui finisce. Vi ricordo che alle ore 19 e alle ore 20 parlerò dello schiavismo, parlerò dell'organizzazione di come il cattolicesimo è andato a costruire lo schiavismo e come questa costruzione dello schiavismo sia entrata a far parte della logica con la quale si guarda il sistema sociale. Quando io affermo che un sistema sociale è cattolico, quella cosa è cattolica, è perché quella cosa è venuta costruendosi attraverso l'imposizione cattolica. Cioè l'imposizione cattolica ha talmente distrutto il pensiero umano, ha talmente distrutto il sentire delle persone, che le persone non sono in grado di affrontare la vita in maniera diversa. Facciamo un esempio. La rivoluzione sovietica è stata fatta dai comunisti, bene. Però tutti quelli che hanno fatto la rivoluzione sovietica sono andati a catechismo, cioè nel senso che tutti quanti sono andati a studiare il cattolicesimo. Cosa è successo? Che anche se la rivoluzione sovietica aveva dei principi di uguaglianza e dei principi di costruire un sistema sociale assieme, le forze con cui avevano massacrato le persone, avevano costruito le persone, bene, quelle forze, sono state annientate da delle forze interne, cioè quelli che erano andati a scuola di cattolicesimo, perché queste persone, una volta che dovevano amministrare un sistema sociale, si sono trovate nelle condizioni di non poterlo assolutamente amministrare, cioè davanti a un problema, davanti a una situazione che creava dei problemi, queste persone agivano, pensavano e si muovevano in termini cattolici. Fatto questo, hanno distrutto l'uguaglianza, hanno distrutto quello che era il sogno probabilmente rivoluzionario, hanno costruito delle cose aberranti e queste cose hanno preso una piega degenerativa, sono andate degenerando via via fino a costruire la situazione attuale. Quello che voglio dire io è che la centralità nella vita è data dalle persone, cioè sono le persone al centro della vita, sono le persone che determinano il nostro modo di guardare il mondo. Cioè, quello che io ho fatto quando ero bambino è dentro di me, è importante che sia dentro di me. Bene, se io trovo delle situazioni critiche, quello che mi è stato fatto da bambino, cioè tutto il crogiolo del male che mi sia stato imposto dal bambino, mi viene fuori. Davanti alle situazioni critiche io agisco esattamente nel modo e nella situazione e che mi è stato insegnato finché ero piccolissimo. Allora, ricordo che non ricevo telefonate, butto giù sistematicamente il telefono, non prendo più telefonate anche perché la mia trasmissione qui è finita, dovrebbe arrivare Mario non c'è, io adesso metto su una cassetta di musica, ci ritroviamo alle ore 19, parlerò di magia, stregoneria, paganesimo, parlerò essenzialmente del concetto schiavistico, non prenderò telefonate, cioè non prenderò nessun commento su quello che dico, per cui non prenderò telefonate, perché non accetto commenti se non da persone che si sono fatte il culo per dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Cioè gli idioti che pretendono di essere in ginocchio e che pretendono il diritto di stuprare bambini non hanno nessun diritto
Questo deve essere chiaro. Non hanno il diritto, ma tu mi devi rispettare. Ma cosa ti devo rispettare? Tu costruisci i campi di sterminio e io devo rispettarti. Ma io da bei numeri. Cioè, tutto quanto il senso della civiltà, tutto quanto l'essere persone civili è andata. Vuoi tira stupro bambini, giustifica a Vienna? E tu non le dici, vuoi tira sei un porco. Cioè, non hai neanche scritto una lettera, non hai neanche dato una telefonata di bestemmie. Ma che sei? Sottomesso al padrone? E vuoi che io accetti la tua sottomissione? Ma ti sputo anche un occhio, amico mio. Il rispetto si dà agli uomini, si dà a chi dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. A chi chiede libertà, loro hanno il diritto al rispetto. Al rispetto chiunque dice io esisto, e nella misura in cui dice io esisto, dice io voglio crescere, io voglio rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la mia esistenza, e facendo questo rimuovo gli ostacoli all'intero sistema sociale, rimuovo gli ostacoli agli altri esseri umani, rimuovo gli ostacoli alla crescita del bambino, rimuovo gli ostacoli affinché la miseria non ci sia più. Quegli uomini hanno il diritto al rispetto, non chi chiede rispetto nel stuprare bambini, non chi chiede rispetto nel costruire campi di sterminio, non chi chiede rispetto per coltivare la sottomissione. Questi non hanno il diritto al rispetto. Non esiste diritto al rispetto al macellaio di Sodoma e Gomorra. Non ha nessun diritto se non quello di essere preso a calci in culo. Per cui sia chiaro questo. La vita è l'unica misura che noi possiamo prendere per determinare il rispetto e il non rispetto. La vita, tutto il resto, il rispetto se lo deve guadagnare. E qui finisco la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Ci troviamo alle ore 19. Io parlerò di schiavitù, parlando delle lettere agli apostoli e di come i cristiani dell'origine intendevano trasformare gli esseri umani, intendevano imporre la schiavitù. Bene, a risentirci allora alle ore 19 e vediamo se riesco a beccare la cassetta giusta per far partire la sigla.